La superficie che disegneremo l'avete vista? Tutti quanti? Ok, vi piace? Come supporto di lavoro? Dove andremo a lavorare? Ok, è molto grande, ragazzi, non è piccola. Dobbiamo fare un buon lavoro. Ma la riempiamo tutta o un Bella pezzo? domanda. Voi ve la sentite di riempirla tutta con me? Sì. Sì. E io ho poche richieste da parte vostra, impegno e serietà. Non chiedo nient'altro. Quando non avete voglia ci stacchiamo, facciamo altro, però vi chiedo sempre di impegnarvi al massimo perché vorrei preparare sulla carta quello che andremo a fare sul muro. Ok? Se noi lo schizziamo e scegliamo prima che cosa fare, abbiamo facoltà di poter disegnare in maniera più serena. Abbiamo il foglio di carta, sappiamo cosa vogliamo disegnare e non arriviamo davanti al muro sentendoci persi. Ci siete? Raised on the belief to always say what was on my mind. No matter what other people think, keep my shit in a straight line. The position I find myself in now, though, feels pointless. Cause expressing myself in this world set me on the point's edge. You shouldn't be saying the world's corrupt, that's wrong. You shouldn't be saying such offending things in a song. Yo, that's what I feel, that's what I think is real. It's alcohol's fault, apparently, that I don't like to conceal. I speak my thoughts, if I hold it, it break the seals. I put it all in lyric form and all for mass appeal. Since I was 14, I always wanted to be a rapper. Hold the mic in the center of attention for the crowds getting bounced. Spit on the line and hear a teacher go, wow, man, I feel like I had it against sound. I tell you, bitch, it's called determination to open people's eyes to the faults in education. I mean, education is fine, but that's a narrow concentration on the world we're living. I'm dead inside, but still I'm living. Fill up to the top on pointless information. So I wrote this with a dedication to society, to a variety of self-thinking people who can accept that I pride, cause I got no keys. Peace. What's the difference? We keep getting warned, but nobody listens. Peace. What's the difference? There's none anymore, but still it's nobody's business. Peace. What's the difference? We keep getting warned, but nobody listens. Peace. What's the difference? There's none anymore, but still it's nobody's business. Aight, maybe I'm wrong, maybe the world's not fucked up. But bring me proof first instead of keeping it locked up. Until then, I'll just keep on attacking with it as an inspiration to keep a rap. Allora, in questi giorni in Cerni stiamo facendo un laboratorio che abbiamo chiamato co-writing. Perché all'interno di un contesto di co-housing, quindi un laboratorio che è caratterizzato dalla condivisione di senso, di forze e di operatività anche delle persone che hanno deciso di parteciparvi. E per realizzarlo abbiamo incontrato tutti gli attori, diciamo, di questo progetto, grande progetto di co-housing, tra cui c'è anche la nostra cooperativa Azione Solidale che da poco ha trasferito i propri uffici, alcuni dei propri servizi all'interno di questo progetto. In questa occasione abbiamo pensato di organizzare un laboratorio artistico espressivo con Shine, che è un writer con il quale abbiamo già collaborato anche in passato e che è molto bravo anche nel seguire il percorso di senso con i ragazzi prima di arrivare proprio alla realizzazione vera e propria del muro, che poi è interessante anche parlare di questo muro perché non è fatto di cemento, ma è un muro di legno, di trucciolato, precario, che può essere tolto, quindi è una divisione, non divisione. E proprio per questo motivo quindi abbiamo deciso di interagire su questo sostegno di legno e da quel punto di vista iniziare poi appunto tutto questo progetto per cui gli abitanti hanno condiviso delle parole, delle immagini che a loro volta sono state suggerite ai ragazzi che hanno incontrato Shine e insieme ai ragazzi si sono rielaborati altri stimoli, altri significati in modo che il muro e la realizzazione di questo murales appartenga alla fine a tutti e rappresenti un po' tutti. What's the difference? We keep getting warned, but nobody listens. Peace. What's the difference? There's none anymore, but still it's nobody's business. Sono Raffaele, sono uno dei componenti di questa famiglia allargata di Cenni.
Io abitavo in una vecchia casa con affitti abbastanza alti e cosa mia, quando innanzitutto mi premeva soprattutto la curiosità e la voglia di fare questa esperienza di housing. Perché il bello un po' di tutta questa propria costruzione è il fatto di avere tutto questo spazio che puoi benissimo utilizzare anche d'inverno per portare in giro i bambini magari quando piove con la carrozzina, no? Ci si ritrova per parlare, non so, di progetti che possono essere l'associazione, possono essere, non so, gli eventi, fare magari delle feste aperte anche ad altre persone che non fanno parte della comunità, ma soprattutto magari anche la collaborazione con le associazioni che fanno parte della collocazione, non so, Azione Solidale e altre associazioni che adesso non ci sono ancora tutte completamente, però devono arrivare. Quindi il fatto di questa cooperazione tra abitanti e abitanti che sono qua con la loro sede, con le loro attività di onlus, eccetera, è abbastanza importante. Cioè il fatto di poter unire le forze per fare una festa, per fare un evento, per costruire qualcosa insieme, insomma. Dopo aver letto il cartellone, dopo aver scelto una sola parola, cercate su internet delle immagini disegnate che rappresentino queste idee. Le stampate e le riportate qua. Due alla volta. Prego. مين الهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين الهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت اجدادي اجل القانون عالفاضي ما انت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر اخطارية ديمقراطية والله انكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية يعني ضربتني وبكيت سبقتني واشتكيت لما ذكرتك انك بدين نطيت وحكيت ما انتو بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الحجار وعلى لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي. Abbiamo deciso hanno scritto le parole, le abbiamo scritte su internet e abbiamo trovato delle immagini che le abbiamo disegnate su dei fogli. Boh, mi piaceva l'aquila, l'ho preso. Tu cosa hai scelto? Io sogno. È difficile da spiegare. Ci sono due persone sedute su un dirupo. Io ho scelto la parola libertà. C'è uno che si spezza le catene. Che fanno così, non così. Guarda. Perché non voglio andare in prigione. Essere liberi. Ho scelto un cartello stradale, cioè di una città, con scritto Dream. Sogno. Consumiamo tutti. Ok, facciamo così. Io. Aspetta. Prendi una cassa. Aspetta, allora dammi un minuto, finiamo loro e poi sono contato. Lo zero non c'è. Allora. Pandora, ti porterò in caserma. Che pulante una vez más, desde el monte, para mi pueblo. Ja. Va. Poderíos de este arte, lo amo sin saber qué cosas pierdo de mi parte. Ya me es común que la gente se me aparte. Mantengo siempre mi disfraz de tripulante, siendo el amo de este barco que me lleva a todas partes. Navegador de corazón y membresía, nunca escuché lo que la gente me decía, porque la mayoría tiene en mente que esto es una porquería. Hoy en día escuchan mi palabrería y se dan cuenta que no es una simple fantasía. Yo rapeo de corazón y esto me llena de alegría, sabiduría
alegría. Amor por el hip hop, las letras y por cada nueva melodía. Perfecta sincronía, de día trabajador innato. Camisa, pantalón, corbatas y zapatos. De noche lobo viejo, no busco hacer cortejos. Busco enseñar a los pendejos lo que significa el progreso. Todo lleva un proceso, acelerado, lento. Si lo realizas algún día llega tu momento. Atento, que las dificultades no se transformen en malos sentimientos. Seguí para adelante como desde el primer momento. Con rigidez, amor, llena tu corazón de buenos sentimientos. Escuchen mi talento, hacer hip hop rápido y lento. Cambian los ritmos, cambian los tiempos. Y aún así no cambia mi fluidez en estos versos. 100% un maestro del diccionario de la calle. Ah, vedi, adesso altre cose. Prima abitavo in un condominio normale, monolocale. Ci si salutava a stento con le persone che dove abitavo. Liti in riunioni di condominio per qualsiasi cosa, le biciclette, panni stesi, scamazzi notturni e via discorrendo. Qui il discorso viene completamente ribaltato, cioè si parte dal vivere insieme per poi avere uno spazio privato che è poi praticamente la propria casa. La Sin Sociale offre alle persone che non riescono ad accedere al libero mercato una risposta abitativa, quindi a canoni sostenibili calmierati. È molto interessante il mix che si è venuto a creare in questo progetto. Ed anche molto bello che gli enti, che il terzo settore venga a raccontare quanto la comunità di abitanti assorba diciamo il carico sociale di questo progetto. Quindi insieme alla cooperativa Darcasa, cooperativa d'abitazione indivisa, che gestisce il progetto sia dal punto di vista proprio dell'edificio che dal punto di vista della gestione sociale. La fondazione ha attuato, prima ancora che gli abitanti traslocassero a Cenni, un percorso di progettazione partecipata. E all'interno di questo percorso, ad esempio, sono stati individuati dei valori, questi valori verranno trascritti in quel muro che separa, in quel pannello di legno che separa la piazza di Cenni con la cascina Torrete di Trenno, che farà parte sempre dell'intervento, perché a breve quella cascina verrà ristrutturata e all'interno verranno poi ospitati servizi ricreativi. Perché non lo fai? Forse. Tu? Ok, c'est ni une couple, ni une balade, juste une escale. Une piste sur un disque avec un chant lexical. Un passé en friche, plein de moments banals. C'est lui qui me forge, qui m'éloigne d'animal. C'est pas que je vis mal, mi-homme, mi-primate. Mais c'est toujours le plus fort qui détient les cartes. Alors viens, on s'écarte, garde les idées claires. Trop de pouvoir pour un homme en république totalitaire. Au terre à terre, diront certains. Mais Français n'est jamais heureux et remet tout en question ce qui est opportun. Si peu qu'il gagne gros et nous laisse au portail. L'économie parallèle s'amplifie, c'est pas pour que dalle. Puis trader, c'est le marché noir de l'instrumental. Pas de A à Z, mais le résultat reste légal. On prend ce qu'on a à prendre en mettant ce qu'il faut de détail. Allumons l'allumette près de la bouteille, putain. Concept, concept. Conteste la politique et ses représentants. Complexe, on prépare la révolte. Dans ce contexte, y'a pas de service après vote, mec. Concept, on n'est pas plaisantant. Conteste la politique et ses représentants. Complexe, on prépare la révolte. Dans ce contexte, y'a pas de service après vote, mec. Moi, ma haine, c'est un rapport intime. J'en fais des thèmes pour en parler, il me faudrait plus qu'un titre. Azione Solidale è una cooperativa sociale che da diversi anni fa interventi che hanno come oggetto il protagonismo giovanile e questa competenza l'abbiamo voluta anche portare in Cenni, nel progetto di Cenni Cambiamento, dove abbiamo spostato la nostra sede e i nostri servizi. Oggi è la giornata di inaugurazione del nostro spazio e abbiamo organizzato una giornata piena di attività dove
facciamo diverse cose che raccontano in modi diversi i diversi servizi che seguiamo, per cui servizi per persone con disabilità, dove mettiamo in mostra il loro, anche la loro parte attiva. Oggi ci sarà uno spettacolo teatrale. Per quanto riguarda il protagonismo delle persone con disabilità, abbiamo anche una rock band che si esibisce in pubblico. L'altro intervento è quello che vedete alle mie spalle, l'intervento invece di decorazione di questo muro, il muro del cantiere della Cascina, costruito insieme agli abitanti e insieme ai ragazzi dei nostri centri e ai nostri operatori. La scelta di venire in Cenni di Cambiamento è stata una scelta importante per la nostra cooperativa. In questo progetto noi abbiamo visto il luogo ideale dove sviluppare i nostri interventi, il luogo ideale per i nostri servizi. Pensiamo che in un contesto sociale, aperto e solidale ci sia la possibilità per le persone più fragili di sentirsi parte della comunità, di avere un ruolo attivo, di sentirsi una risorsa, non soltanto un problema, un costo. E penso che questo in Cenni sia possibile, sia realizzabile. Mi piacciono molto questi progetti perché nascono da niente. Noi partiamo da un'idea e da un foglio bianco e poi attraverso il nostro sforzo concreto cerchiamo di renderlo qualcosa di tangibile per tutti. Io sono molto soddisfatto personalmente perché i ragazzi hanno tante energie da investire a questa età e banalmente hanno bisogno di sentirsi dire bravi. Uno sforzo che ottiene un risultato così tangibile necessita di un complimento, perché è il complimento che dà loro le energie fresche e le energie positive di cui hanno bisogno per integrarsi nella comunità. Il poter collaborare attivamente all'interno del loro gruppo, ma con le istituzioni e per le istituzioni, fa in modo che anche loro si sentano veramente partecipi del loro gruppo, ma anche della comunità di appartenenza. E quindi diciamo che dall'essere ragazzini iniziano poco a poco a essere cittadini e quindi piccoli uomini. E sono stato fortunato perché qui ne ho conosciuti davvero tanti. The belief though would say what was on my mind. No matter what other people think, keep my shit in a straight line. The position I find myself in now though feels pointless, cause expressing myself in this world set me on the point's edge. You shouldn't be saying the world's corrupt, that's wrong. You shouldn't be saying such offending things in a song. Yo, that's what I feel, that's what I think is real. It's alcohol's fault apparently that I don't like to conceal. I speak my thoughts, if I hold it or break the seals, I put it all in lyric form and all for mass appeal. Since I was 14, I always wanted to be a rapper. Hold the mic in the center of attention for the crowds getting bounced. Spit on the line and hear a teacher go, wow, man, I feel like I had it a yes sound. I tell you, bitch, it's called determination to open people's eyes to the faults in education. I mean, education is fine, but that's a narrow concentration on the world we're living. I'm dead inside, but still I'm living. Fill up to the top on pointless information. So I wrote this with a dedication to society, to a variety of self-thinking people who can accept that I pride, cause I got.